lei immagina che fino a pochi anni fa un ente veniva dichiarato strutturalmente deficitario se superava il costo del personale 51%, quando non c'erano le Bene, privatizzazioni. hai Quindi, introdotto un tema caldo, questi famosi debiti del comune. Devo dire la verità, tutti parlano di 190, intorno, poi oscilla un po' sopra, un ho po' i dati sotto. dietro, Non voglio, se no, vuole glieli faccio no, io. no, per carità, non fammi smentirlo. E invece ho letto, ho sentito una precisazione dell'attuale assessore al bilancio e anche dell'ufficio bilancio, il quale dice che i debiti invece sarebbero 100 milioni o poco più strutturati, gli altri sono partite di giro, anticipazione, IVA e via di questo passo. Ecco, intanto se questa, come dire, precisazione degli uffici vi convince oppure no, e qual è l'interpretazione che date voi? Tra loro, tra l'altro, ho sentito che dicono se mettiamo queste passività dobbiamo mettere anche ciò che avanziamo dalla pubblica amministrazione, dalla regione, dallo Stato, eccetera. Vogliamo fare un po' di chiarezza per capire, far capire a chi ci segue se i debiti ci sono o no e in che consistono, qual è la quantità? Al metodo della salvaguardia dei posti di lavoro che non si toccano, eliminazione immediata e completa di tutte le poltrone parassitarie, recupero immediato di tutti i crediti non sono dal cittadino all'amministrazione comunale, il paradosso della città di Potenza è che il cittadino nella misura dell'88% è ligio al dovere, paga le interne. I crediti che il comune deve esigere a questo punto sono vantati nei confronti delle società Ma partecipate, dello Stato, delle società manca della partecipate, dello regione. Stato, della regione, ma questi ritardi, il più delle volte, nascondono un altro aspetto, è che le società partecipate sono in totale fallimento, per cui sono società che vanno cancellate, che vanno chiuse, che vanno dismesse. E questo significa recuperare denaro per fare tutte le cose belle che vogliamo, ridurre le tasse, creare, diciamo, nuovi servizi, aumentare la qualità della vita nella città di Potenza. Un altro tema che mi pare che sia molto vivo e molto sentito, il centro storico. Evitiamo di dire che condizione è stata, perché mi pare che, come dire, l'analisi sia abbastanza condivisa. La questione è che fare adesso per ritornare a dare l'anima a questa città. Come riportare la gente al centro storico? Come far rivivere il centro storico? Qui mi servono alcune indicazioni concrete che chi ci segue può apprezzare. Allora, prima operazione da farsi immediatamente è dare immediata attuazione a un progetto che è stato già interamente finanziato, che è la quinta scala mobile, che sarebbe quella che va dall'Università degli Studi di Basilicata, di Marche Romana, attraverso dei mega silos anche belli da vedere, fino in via Vescovado. E questo è per quanto riguarda la soluzione mobilità per portare 3.000 studenti universitari, di cui Via da dove stanno, 3.000, esatto, di cui 3.000 sono di fuori città e 1.500 di fuori regione, il dato è stato dato l'altro giorno, e creare poi degli eventi culturali, co-organizzati con le attività commerciali, eventi culturali che devono vedere insieme gli studenti universitari di Basilicata, eventi culturali che devono essere sponsorizzati dall'amministrazione pubblica anche con dei prezzi politici, perché si sa bene che gli studenti non hanno tanti soldi, però possono essere attrattori essi stessi di nuova linfa vitale per i commercianti di via Vescovado. Quindi sono d'accordo nel introdurre nuovi uffici in via Vescovado, però per rivitalizzare via Pretoria ci vogliono piccole botteghe artigiane così come avviene nel resto del mondo, nei centri storici, e portare la cultura, il mondo degli studenti universitari in via Pretoria e rendere appetibile via Pretoria. Ci restano soltanto 5 minuti, ma questo devo rilasciare veramente alla vostra libertà di espressione questioni che magari non abbiamo toccato e a voi stanno maggiormente a cuore. Ecco. Allora. Condivido il problema delle campagne, ne hanno diversi, poi però abbiamo anche dei problemi che sono stati indotti dall'amministrazione del genere per quanto riguarda per esempio
stanno, come dire, ci sono più di 1000 firme raccolte per Milano Mancuso, che si ascoltino i problemi di Milano Mancuso, che si ascoltino i problemi di Milano Cucaretti, che siano cose estremamente semplici, così come si ascoltino i problemi di Mancuso Rossellino, qui diciamo alla RAI abbiamo la città. E io ho firmato, credo che anche gli altri sindaci hanno firmato, per il parco della città. Noi sogniamo una città di potenza inserita nel circuito dei parchi nazionali d'Italia e di Milano. E ne abbiamo tutte le caratteristiche. Bene, che devono essere... Siamoci qui anche perché questo è stato l'unico confronto. Non è il primo, ce ne saranno altri tre. Poi c'è tutto il grande tema dell'urbanistica, i 13.000 vani previsti dal regolamento urbanistico, insomma... Ci sarà ancora da parlare. Termina qui questo primo controllo.